Ciao a tutti, sono Gabbino90, tornati G Biancorosso infrasettimanale dopo la partita di Olbia Ancona disputata questa sera alle 21 al Nispoli di Olbia. Ci vede uscire vincitori da questa sfida per 4-2 con doppietta di Spagnoli e i gol di Moretti e Petrella. È stata un'Ancona, soprattutto nei primi 45 minuti, strepitosa, c'è poco da aggiungere. È stata un'Ancona grintosa, vogliosa di portarsi a casa la partita, nonostante fossimo andati sotto di una rete per il rigore concesso dall'arbitro all'Olbia, trasformato da ragazzo ex Cagliari, che poi alla fine ha fatto anche il secondo gol, quindi doppietta. Ma partiamo dal principio, dove l'Ancona è sotto dopo 7 minuti e 30 secondi ad Olbia, 1-2 micidiale di Moretti e Petrella su calcio piazzato, grazie anche all'aiuto del portiere, perché è stata una punizione centrale. Il portiere si era tuffato e con i piedi l'ha messa dentro, ma poco importa, a noi va bene così. Poi c'è stata anche la doppietta di un Alberto Spagnoli, lasciatemelo dire, sontuoso Alberto Spagnoli. Io, per tutti quelli che fino a poco fa lo criticavano, non so che dire sinceramente. Questa doppietta, oltre alla doppietta di oggi, comunque è un ragazzo che fa tanto lavoro per la squadra, tanto lavoro, si sacrifica. Ha un'energia, una voglia pazzesca. Io sottolineo anche l'ottima prestazione per la seconda partita consecutiva da titolare di Mario Francesco Prezioso, giocatore che veramente anche oggi, nei primi 45 minuti, ha dato qualcosa in più a quest'Ancona, comunque determinato, roccioso lì a centrocampo. Ha gestito bene molte situazioni, Prezioso, quindi sta venendo fuori anche lui, anche di rottura di gioco, di interdizione. Si vede che è un giocatore che può venire su molto molto bene, sta uscendo molto bene il ragazzo, quindi bene così. Mi è piaciuto anche Brogni, da sottolineare la prova di Brogni, terzino sinistro giovanissimo in prestito dall'Atalanta. Quindi che dire, è stata una grande Ancona, c'è poco da aggiungere. Abbiamo fatto un primo tempo veramente bello, gioco veloce, gioco di prima. Comunque i giocatori si trovavano tra di loro e questo fa molto molto piacere finalmente. Torniamo in zona playoff, nell'ultimo posto disponibile, seconda vittoria consecutiva, che dire. Speriamo di fare la stessa prestazione anche domenica contro la Virtus Entella. Secondo tempo di oggi un po' in calo all'inizio, diciamo, poi siamo venuti bene fuori comunque, nonostante avessero accorciato le distanze sempre con Ragazzi 3-2. Prendiamo comunque, apro e chiudo subito la parentesi, sempre gol stupidi, prendiamo gol stupidi, questi lanci da destra o sinistra o viceversa, con i giocatori che sono liberi di tirare al volo, e anche oggi abbiamo preso un gol evitabilissimo, sinceramente. Pensate che l'Olbia fino a prima della partita di stasera aveva segnato solamente 3 gol, cioè aveva il peggior attacco insieme alla Recanatese, ne ha fatti 2 ancora questa sera, penultimo peggior attacco con 5 reti, ma non si possono prendere quei gol lì. Però a parte tutto, è stata una partita veramente piacevole. L'Ancona ha giocato a calcio, l'Ancona ci ha messo quella voglia, quella grinta per portarsela a casa, nonostante fossimo andati sotto di 1-0. E questo c'è da dar merito alla squadra, c'è da dar merito al mister Gianluca Colavito, che a fine partita è stato anche espulso insieme a Mondonico e Bellotti, adesso non mi ricordo il nome dell'Olbia. Quindi, che dire, qualcosa di veramente bello sta venendo fuori in questa squadra. Comunque, grazie anche all'aiuto del mister, della società, dei tifosi, un qualcosa che dovremo pian piano ancora migliorare in certe situazioni, certe dinamiche di partita, di gioco. Però la squadra si sta comportando bene, soprattutto in trasferta, dove sembra più sciolta, dove sembra trovare più spazi, perché giocando in casa molte squadre chiudono dietro e giocare in verticale è veramente molto difficile. Quest'oggi, quando l'Ancona gioca
verticale, fa veramente paura comunque, avendo anche una punta di diamante come Spagnoli che sa proteggere palla, sa creare spazi anche per i due esterni offensivi e per gli inserimenti dei centrocampisti, anche come Simonetti, perché oggi Simonetti ha fatto una gran bella partita insieme a Gatto comunque. Tutto sommato è stata un'ancona quasi completa, si può dire, quindi in quasi tutti i reparti. Quindi meglio così, peccato l'espulsione di Mondoni qua alla fine, non lo avremo con Lentella, peccato perché il ragazzo è già la seconda volta che si fa cacciare e speriamo che possa migliorare sotto questo punto di vista, perché se è in vantaggio di 3-2 non so cosa è successo, non ho visto benissimo, se un conto è che stai perdendo, ci potrebbe anche stare. Stai vincendo 3-2, quelli nervosi dovrebbero essere gli avversari, non noi. Però va bene, non so cosa è successo lì a De Santis, ha preso una botta, non so cosa hanno combinato i giocatori dell'Olbia. Però detto questo, con questo atteggiamento, questa ancona può volare in alto. Non so dove, sono sincero, qua mi fermo, non so dove, però veramente è uno spettacolo vedere giocare la squadra così, quindi speriamo bene, soprattutto per la prossima partita, sempre in trasferta a Chiavari contro l'Entella di domenica, anticipata alle 14:30 in Liguria. Quindi niente che sia di auspicio, queste due vittorie consecutive, ragazzi, ancora io sono gasato, sono in fibrillazione dopo questa seconda vittoria consecutiva e niente, sarà difficile prendere sonno questa notte, ma è stata veramente una bella ancona. E niente, io prima di chiudere il video vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale. Se ancora non siete iscritti, è gratuito. Quindi se vi fa piacere, iscrivetevi, lasciate un like al video, commentate perché voglio sapere la vostra opinione dopo questa partita vinta 4-2 sull'Olbia. Voglio sapere le vostre impressioni, chi vi è piaciuto di più, chi meno, comunque come secondo voi si è comportata la squadra. Grazie ancora a chi mi segue. Vi do appuntamento a domenica con TG Biancorosso per il post partita Entella Ancona. Ciao a tutti, buonanotte e forza ancora!